L'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per l'Orientamento al Lavoro, avrebbe il compito di predisporre un programma che sia capace di mettere in comunicazione domanda e offerta nel mercato del lavoro. Tutto questo non l'avevano a disposizione, tuttora manca, conseguentemente hanno dovuto improvvisare ampiamente. Per quanto riguarda la Lombardia, com'è la situazione dei Navigator? Cioè, quali sono magari i maggiori problemi di carattere locale? È una situazione purtroppo a macchia di leopardo. Ci sono aree provinciali nelle quali i Navigator sono stati collocati in maniera morbida all'interno dei centri per l'impiego e hanno collaborato con i centri per l'impiego fattivamente, altre dove invece c'è una maggiore complessità di inserimento e il rischio era quello che fossero poi collocati come corpi estranei. Se tornassi indietro riprenderesti questo percorso professionale? Sì, sta parlando come se fosse già finito. No, infatti, perciò ti chiedo, per il futuro cosa auspichi? Cioè, l'interlocuzione col governo, anche se ovviamente tu magari direttamente non andrai ai tavoli, però qual è la sensazione? Cioè, perché si parlava anche di una riforma organica col Ministero del Lavoro, cioè c'è fiducia, insomma. Beh, allora, sicuramente noi abbiamo ormai iniziato a capire che non possiamo vivere di sensazioni. Noi ci dobbiamo basare necessariamente su dei dati concreti, su proposte concrete e speriamo, al di là della nostra singola figura, che effettivamente la nostra professione, le nostre qualifiche, la nostra formazione possa essere usata anche in futuro in un quadro complessivo, qualsiasi sia il modo in cui loro intendano riformarlo, purché sia più funzionale. Per far funzionare il reddito di cittadinanza sul lato lavorativo in maniera più incisiva è importante che ci sia uno stanziamento di risorse maggiore per cercare di riattivare sia i beneficiari, quindi con corsi di formazione, con percorsi specifici, aumentare l'organico, perché ovviamente è necessario, ovviamente con questa pandemia e l'aumento dei disoccupati, è necessario anche un maggiore supporto dal punto di vista dei dipendenti che si occupano di questo settore. Queste sono le principali rivendicazioni che abbiamo. Ovviamente anche la continuità lavorativa per noi è importante, perché dobbiamo cercare di continuare a supportare decine, centinaia di beneficiari del reddito di cittadinanza che al 30 di aprile si ritroveranno senza una guida e senza una persona a cui potranno rivolgersi per quanto riguarda la ricerca del lavoro.